Dichiarazione del presidente Biden sull'attacco ingiustificato e non provocato della Russia all'Ucraina. Gli Stati Uniti e i loro alleati e i partner risponderanno in modo unito e deciso. NATO, Consiglio Nord Atlantico. Condanniamo nel modo più forte possibile l'orribile attacco della Russia all'Ucraina, che è completamente ingiustificato e non provocato. The Washington Post. Stati Uniti e alleati rafforzano le sanzioni contro la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. The New York Times. I prezzi del petrolio e del gas salgono alle stelle, con le preoccupazioni per le future forniture di energia. Guardando in queste ore ciò che ci arriva a livello nazionale e internazionale, abbiamo un'unica visione, cioè una condanna unanime per l'aggressione russa all'Ucraina. Nessuna voce dissidente. Ebbene, qual è il metodo? Siamo al fermo immagine, cioè truppe russe entrano in Ucraina, quindi la Russia aggredisce l'Ucraina. Questo è il fermo immagine. Bene, io penso che la realtà, non solo in questo caso, non può essere mai vista col fermo immagine. Bisogna vedere il film e tutte le immagini che ci sono dietro, per poi capire come si arriva a una situazione. Allora, facciamo un rapido escursus di cose che avete già visto sul grandangolo, ma che ora bisogna rapidamente ricordare. Allora, intanto gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America sono quella potenza che, unica nella storia, ha diviso il mondo in comandi combattenti. Praticamente tutto il mondo è diviso in comandi combattenti. Riprendiamo ora queste immagini proprio da grandangolo 34 del 14 febbraio di quest'anno. Tutto il mondo è diviso dagli Stati Uniti in comandi. Sono i cosiddetti comandi combattenti unificati. E qui vedete in questa carta le cosiddette aree di responsabilità, cioè le aree in cui operano questi comandi. Allora, abbiamo il comando USA del Nord America, quindi non solo degli Stati Uniti, di tutto il Nord America, e abbiamo poi il comando USA del Sud America. Poi abbiamo il comando USA dell'Europa, e guardate bene, arriva fino a comprendere tutta la Russia. Poi il comando USA dell'Africa e il comando centrale USA del Medio Oriente e dell'Asia centrale e infine il comando USA dell'Indo-Pacifico, Cina compresa, di cui abbiamo già parlato. A questi si aggiungono altri 5 comandi strategici. Il comando strategico USA, che vuol dire il comando che ha la gestione delle forze nucleari statunitensi. Il comando delle operazioni speciali USA, il comando dei trasporti, il Cyber Command, cioè il comando, il cosiddetto Cyber Commando USA, quindi per le operazioni su internet, e infine il comando spaziale USA, perché è stato, questo è l'ultimo che hanno costituito, è stato creato un comando apposito per portare la guerra dalla Terra nello spazio. Immaginiamo, non voglio aprire ora il tema, con quali conseguenze, perché anche Russia e Cina, e non solo loro, hanno queste possibilità. E quindi si avvia una corsa agli armamenti che dalla Terra passa allo spazio. Ora, rendiamoci conto, e qui prevengo subito l'accusa che o apertamente o
subdolamente viene fatta quando uno affronta questi temi è: ma voi fate dell'anti-americanismo. Niente di più falso. Tra l'altro, personalmente ho tanti di quegli amici negli Stati Uniti e gente che apprezzo, quindi non è assolutamente questo. Sono i fatti. I fatti ci dicono che gli Stati Uniti, intendendo il governo, non il popolo, gli Stati Uniti, i loro governi, la loro amministrazione, hanno, ma non da ora, diviso il mondo, tutto il mondo, in comandi, combattenti unificati. Quelli che stiamo ora esaminando sono i dati, e cioè quante basi hanno, non so, Russia e Cina all'estero, fuori dal proprio territorio. Prendiamo questo dato. Allora, la Russia ha circa una decina di basi, che sono quasi tutte nell'area limitrofa, più una base in Siria. La Cina ha praticamente quattro basi, che poi non sono effettivamente basi, sono punti di appoggio per le loro navi, in quanto oltre ai mercantili cinesi girano anche navi militari cinesi, ma sono quattro, la principale è a Djibouti. Quattro. Bene, gli Stati Uniti d'America hanno oltre 750 basi in oltre 80 paesi, e queste sono le basi ufficiali statunitensi, ma poi ci sono le basi NATO che sono sotto comando statunitense. E qui si va a una cifra molto molto maggiore, basti vedere in Italia, non so, il comando di Lago Patria è praticamente un comando statunitense, sempre sotto un ammiraglio statunitense. Bene, questa è la macchina bellica degli Stati Uniti. Nessun paese al mondo ha una macchina bellica tale, e nessun paese al mondo può dividersi il globo in aree di responsabilità dei propri comandi militari. Una potenza che è passata di guerra in guerra. C'è uno studio scientifico, storico, fatto da James Lucas sul numero di persone uccise dalla ininterrotta serie di guerre, colpi di Stato, altre operazioni militari effettuate dagli Stati Uniti dalla fine della guerra nel 1945 ad oggi. Bene, le cifre storiche parlano di 20-30 milioni di morti, più un numero inquantificabile dovuto agli effetti indiretti di queste guerre, di questi colpi di Stato. Ed è quantificabile, nessuno lo sa con esattezza, ma si può dire in centinaia di milioni. Epidemie, migrazioni forzate, carestia e quant'altro. Ma ricordiamo poi che le guerre dalla più note, più sanguinose, come quella in Afghanistan, ricordiamo il colpo di Stato più sanguinoso organizzato nel 1965 in Indonesia dalla CIA, il numero di trucidati, questa è storia. Viene stimato tra 500.000 e 3 milioni, purtroppo siamo più vicini alla cifra superiore. E questo è un primo sfondo. Il secondo, si arriva appunto al momento in cui si disgrega il patto di Varsavia, si disgrega l'Unione Sovietica, ne abbiamo già parlato. La Russia riceve l'impegno solenne della NATO, che non si allargherà alla NATO neppure di un pollice ad est, e incomincia l'allargamento della NATO. Bene, guardiamolo, ricordiamolo, Grandangolo 26, 20 dicembre 2021. Il Ministero degli Esteri russo dichiara: l'unico modo per risolvere la deplorevole situazione di sicurezza dell'Europa e che la Russia e la NATO concludano accordi di lungo termine. Più in dettaglio, il Ministero degli Esteri russo ha chiesto alla NATO di non ammettere l'Ucraina.
Ma per quale ragione? Perché l'Ucraina è già di fatto membro della NATO, ufficialmente è partner della NATO, ma di fatto è già della NATO. Ma se divenisse, come non solo vogliono a Kiev, ma molti ora vogliono anche a Washington, divenisse membro a tutti gli effetti della NATO, quindi il 31esimo membro della NATO, è chiaro che a questo punto scatterebbe l'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico, che obbliga i paesi alleati a intervenire per aiutare un paese alleato impegnato, in questo caso direbbero aggredito, sul fronte del Donbass. La differenza non è poca. Mentre demolisce con la guerra la Federazione Jugoslava, la NATO inizia a espandersi ad est. Ciò nonostante che Washington avesse assicurato il presidente dell'URSS, Mikhail Gorbaciov, che la NATO non si estenderà di un solo pollice ad est. Nel 1999 la NATO, che aveva già assorbito nel 1990 la Repubblica Democratica Tedesca, ingloba i primi tre paesi dell'ex patto di Varsavia: Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. Nel 2004 si estende ad altri sette: Estonia, Lettonia, Lituania, già parte dell'URSS, Bulgaria, Romania, Slovacchia, già parte del patto di Varsavia, Slovenia, già parte della Federazione Jugoslava. Nel 2009 ingloba l'Albania, un tempo membro del patto di Varsavia, e la Croazia, e nel 2017 il Montenegro, già parte della Jugoslavia. Nel 2019 firma il protocollo di adesione della Macedonia, già parte della Jugoslavia, quale 30esimo membro. In 20 anni la NATO si estende da 16 a 29 paesi, 30 se ora inglobasse anche la Macedonia, espandendosi sempre più a ridosso della Russia. Altri tre paesi, Bosnia e Erzegovina, già parte della Jugoslavia, Georgia e Ucraina, già parte dell'URSS, sono candidati a entrare nella NATO. Il Ministero degli Esteri russo ricorda che dalla fine della Guerra Fredda la Russia ha ricevuto ripetute assicurazioni che la NATO non si sarebbe allargata, dicono, di un pollice verso est, mentre invece ha inglobato praticamente non solo tutti i paesi dell'ex patto di Varsavia, ma altri della ex Jugoslavia, anche della ex URSS. Insistono al Ministero degli Esteri russo sull'apertura di un tavolo negoziale, ma nessuna risposta. E poi si arriva a quello che è il vero e proprio push, colpo di Stato in Ucraina. Riprendiamo dal grand'angolo del 6 luglio 2021, come abbiamo allora ricostruito, documentato quello che avvenne in questo momento cruciale. La situazione precipita nel 2014 quando avviene il passaggio da una manifestazione che aveva tutte le ragioni di essere in piazza, ovviamente, manifestazione contro mancanza di democrazia, contro la corruzione ed altro, ma avviene lì il passaggio da una manifestazione politica a uno scontro armato che poi non è nemmeno uno scontro, è una strage. Cecchini cominciano a sparare e vengono uccisi circa 50 manifestanti che erano lì in piazza, ed è il 20 febbraio 2014. Appunto l'Università di Ottawa definisce questo un punto di svolta nella politica ucraina, non solo, ma nel conflitto tra l'Occidente e la Russia sull'Ucraina. E vi leggo, e le potete leggere anche voi, e potete poi andare nel sito dell'Università di Ottawa e leggervi l'intero documento. L'indagine termina
conclude che il massacro è stata appunto una operazione false flag che è stata razionalmente pianificata e realizzata con l'obiettivo di rovesciare il governo e prendere il potere. E poi ci sono immagini che voi non avete mai visto, noi non abbiamo mai visto, ma per quale ragione? Perché il nostro mainstream non ce l'ha mai fatta vedere. Tipo questa, il bombardamento di Lugansk il 2 giugno 2014, cioè dopo Piazza Maidan, dopo quello che avviene a Piazza Maidan, parte, l'abbiamo già detto, l'attacco alle popolazioni russe, cosa che poi spinge i russi di Crimea al referendum e al rientro in Russia. Ma immagini come queste, nessuno ce l'ha fatta vedere, 2 giugno 2014, bombardano Lugansk, quei morti non ce l'hanno mai fatti vedere. La situazione è, diciamolo, molto chiaramente più pericolosa di quanto possa apparire. Per quale ragione? Perché a un certo punto, noi avendo ricostruito queste fasi cruciali che abbiamo ripercorso insieme, bene, dobbiamo capire che la Russia cosa ha fatto? Ha cercato tutte le vie diplomatiche, tutti i modi possibili e immaginabili, ma ha dovuto arretrare. E quindi non è solo la questione, direi, del Donbass, non è solo la questione dell'Ucraina, è la questione di un confronto strategico fra la Russia, gli Stati Uniti, la NATO. Questo è il fatto. E quando si dice strategico, vuol dire un confronto che comporta l'uso delle armi nucleari. Allora, qual è in sostanza la situazione? Ne abbiamo anche qui già parlato, ma rivediamo rapidamente una carta. Ci sono armi nucleari, cosiddette tattiche, statunitensi in Europa. Ora vengono rinnovate, abbiamo detto, da maggio entra la produzione in serie delle nuove bombe B-61-12, armi da first strike, armi particolarmente pericolose in quanto vengono avvicinate, come dire, all'obiettivo. E poi ci sono i cosiddetti sistemi antimissile, Aegis, a bordo di 4 navi da guerra, in 2 basi terrestri, in Romania una e l'altra sta entrando ora in funzione in Polonia. E abbiamo detto che tecnicamente, ce lo dice la ditta costruttrice, la Lockheed Martin, quei tubi di lancio possono lanciare sia missili antimissile ma anche missili nucleari da crociera. Quindi questo lo sanno molto meglio di noi i comandi russi. Ed ecco che a un certo punto hanno tracciato quella che loro hanno definito la linea rossa, ma niente da fare. Quindi io penso che la risposta decisa che è venuta ora da parte del governo russo va al di là. Cioè siamo purtroppo, nella situazione in cui quando Stati Uniti e NATO non capiscono altro linguaggio se non quello della forza, a un certo punto parla il linguaggio della forza. È un'amara constatazione quella che faccio, ma io direi molto realistica, guardiamo la realtà in faccia. Cosa maturasse poi all'interno di questo fronte? Lo abbiamo già detto. Tutte le carte, tutte le cose che ci hanno fatto vedere, facevano vedere solo lo schieramento russo, ma non si faceva vedere uno schieramento molto, molto grosso, 150.000 uomini lungo la linea di contatto. E allora ci sono praticamente precise prove che alla vigilia della prima, chiamiamo, decisione di Putin, annunciata quindi dal presidente Putin, di riconoscere le due repubbliche
di Donetsk e Lugansk, era in preparazione la vigilia un attacco che avrebbe portato in una situazione caotica, insostenibile, perché se queste truppe ucraine fossero entrate con alla testa il battaglione Azov, quelli motivati dall'odio più profondo, quelli che hanno già attaccato i villaggi russi, che hanno fatto stragi, fossero entrati lì, cosa avrebbe potuto fare la Russia se non quella di mandare altri uomini in una sorta di corpo a corpo? Non poteva certo usare altri sistemi in una situazione di questo tipo. Ed ecco che una volta riconosciuto, una volta che ha cominciato a schierare, a un certo punto hanno lanciato un'azione militare per smantellare un sistema che non è ucraino, nel senso che non è effettivamente una scelta dell'Ucraina, non è sotto reale comando ucraino. Quelle sono forze che sono in mano alla NATO, sono in mano al Pentagono. Sono loro che hanno in 10 anni hanno dato oltre 10 miliardi di dollari per dotare l'Ucraina dei più moderni sistemi di attacco. Questo va ricordato. Certo, non si dice, e beh, ora si è risolto. No, ora si entra in una fase anche più drammatica. Non illudiamoci. E allora sotto questo profilo, noi vediamo notizie tipo, non so, che nessuno ci ha fatto arrivare. Alla vigilia del momento in cui dicevo si preparava l'attacco, bene, lo sapete chi ha attaccato per primo? YouTube ha attaccato, nel senso che ha praticamente bloccato tutti i collegamenti del canale tra i russi del Donbass e altre sedi con cui loro erano in contatto. E questo era proprio alla vigilia dell'attacco. E poi negli occhi di questi cosa c'era? La strage di Odessa, c'era tutto questo dietro, cioè bisogna capire. E poi vediamo, non so, un personaggio da noi non molto noto, ma purtroppo famigerato, Dmitry Yarosh, che è praticamente il capo di Pravi Sect, quelli del Pusher di Piazza Maidan, il quale è diventato proprio alla vigilia proprio dell'attacco ai russi del Donbass, l'hanno messo come consigliere del comando supremo, quindi una diciamo nazista aperto, con tutto un programma di attacco, di strage. Bene, tutto questo non ce lo dicono, e quindi ecco il fermo immagine falso. Sul Grand'Angolo nei mesi scorsi abbiamo regolarmente documentato che andavamo a una situazione sempre più pericolosa. Abbiamo documentato che a pagare siamo noi, nel senso siamo noi europei che siamo in mezzo. Come d'altronde pagano tutti, ma pagano anche le popolazioni, perché quando si mettono i popoli gli uni contro gli altri in queste strategie, tutti paghiamo. Ebbene, abbiamo già detto, sia su Grand'Angolo sia in una intervista fatta su BioBlu, che la strategia statunitense è molto chiara, e non da ora, è dal 14 che opera in questo senso, troncare praticamente i gasdotti che portano il gas russo in Europa. Infatti il Nord Stream 2 è stato già bloccato, ma l'obiettivo statunitense è proprio tagliare letteralmente questi gasdotti e rifornire l'Europa, in particolare l'Unione Europea, con il loro gas da scisti bituminosi carissimo. E allora ecco che guardiamo queste carte, cioè il flusso di gas in Europa, bene, vedete, e le abbiamo già fatte vedere su BioBlu, ma merita rivederle ora, i principali importatori sono, o meglio erano finora, la Germania e l'Italia, l'avete visto. E poi l'altro, che mentre si spezzano i gasdotti russi, si costruiscono rigassificatori dappertutto sulle coste europee per permettere l'arrivo del gas statunitense liquefatto. E vedete nella carta che in Italia ne abbiamo già 3, ma 3 sono in costruzione o in programma in Sardegna, quindi anche l'Italia è dentro. Ma anche di tutto questo non ce lo dicono
nel mainstream. E poi vediamo da un altro grafico che negli ultimi tempi, proprio nel passaggio dal 2021 al 2022, praticamente le importazioni di gas statunitense, soprattutto lo shale gas, superano ampiamente le importazioni via gasdotto del gas russo e anche del gas norvegese. E vediamo poi quello che più ci interessa. Il prezzo su questo grafico del gas è rimasto stabile, vedete, dal 18 fino al 21, a buona parte del 21, è abbastanza stabile, nel senso attorno ai 15 euro per megawattora. Poi avviene, vedete, avviene l'impennata dovuta a più fattori, compreso il fatto che i governi europei rinunciano ai trattati a lungo termine, vanno sul mercato spot, gli speculazioni e tutto il resto. E il prezzo del petrolio ha avuto punte molto alte, si era stabilizzato intorno agli 80 euro al megawattora. Ora ha sfondato i 100, siamo a 105 oltre, e volano, immaginateci, dicono i giornali, tipo il New York Times, lo sapete cosa volano? Il future, chi ha comprato quel gas a 15 euro per la speculazione nelle borse merci, ora si ritrova un patrimonio in mano. Cioè questi sono i meccanismi che sono dietro. E a pagare siamo noi. A pagare siamo noi, ma in una situazione in cui non abbiamo voce, lo abbiamo già detto. Non solo abbiamo un governo Draghi che è stato messo lì apposta a gestire situazioni di questo tipo e non è la sola. Non solo questo, ma abbiamo praticamente una situazione in cui siamo una barchetta in preda alla tempesta, non abbiamo nessuno al timone, cioè solo siamo agganciati con una fune alla nave da guerra della NATO. Questa è l'unica cosa che è sicura. Tutto il resto non si conosce e non si sa quindi dove ci portano, in quali situazioni ci portano. Quindi inviterei chi va in piazza giustamente a protestare contro la guerra, d'accordo, ma stiamo attenti a non fare l'errore fondamentale di cadere nella trappola e fare il coro contro il nuovo nemico che motiva altre armi, altre spese militari. Siamo a 70 milioni di euro al giorno, ma ormai non bastano più, ce l'ha detto Draghi. Stiamo attenti a questa trappola. La realtà è molto più complessa di quanto ci possa apparire. Solo quando apriamo gli occhi, quando vediamo la realtà nel suo complesso, possiamo trovare le vie perché non rimaniamo spettatori, ma diventiamo protagonisti di scelte da cui dipende, e non è retorica, il nostro futuro.